Amici, amici e amiche sportivi, ben trovati dal Capanema Follonica, la pista Antonio Armeni. È il ritorno dei quarti di finale, gara 2 tra Consorzio Maremmano Cave Follonica e Adil Fox Grosseto. Un buon pomeriggio, tardo pomeriggio da Rico Giovannelli. Accanto a me non c'è Maurizio Iccarelli che sta festeggiando la sua Inter a Milano, ma... Michele Nannini, buonasera a tutti e grazie. Tifoso viola, diciamo. Siamo in tre, perché abbiamo accanto anche l'amico Matteo Alfieri della Nazione, che anche lui è nella Fiorentina, compagno, insomma, di sventura viola. Prima di un piccolo commento subito con le formazioni, perché il clima, il capannino è davvero caldo. Eccole qui, squadre confermatissime, il Follonica con Leo Barozzi, Federico Buralli, Davide Panini, Fede Pagnini, Marco Pagnini, Oscar Bonarelli, Mattia Maldini, Nando Montigel, Claudio Bracali, l'altro portiere Marco Mugnaini, in panchina Sergio Alberto Silva. Il circolo pattinatori Grosseto risponde con Adria Català, Pablo Saavedra, il capitano, qui c'è un'infinità di ex, Mario Rodriguez, Gaston Tonci De Oro, Stefano Paghi, Ale Franchi, Serze Cabella, Max Thiel, il tedesco, Matteo Cardella, l'altro portiere Paride Sassetti, in panchina un altro follonese doc, Michele Achilli. Gli arbitri del match, due fischietti importanti, sono quelli di Alessandro Eccelsi di Novara, Simone Brambilla di Agrate e Brianza, al tavolo Nello Lorenzone 45 secondi e Matteo Galoppi. Allora Michele, pochi minuti inizierà la sfida, un orario insolito, perché Follonica gioca sempre la sera, però qui l'emozione è tanta. Pubblico ce n'è tanto, di fede follonichese e di fede grossetana, perché si è riempito il curvino alla destra delle nostre telecamera e davanti la tribuna, e anche quasi la curva degli ultras si sta riempiendo. Sta diventando un classico ormai, perché Follonica e Grosseto nel post season si scontrano praticamente sempre fra Coppa Italia e playoff. È la prima volta che c'è lo scontro nei playoff. La prima partita l'ha vinta il Follonica, ma solo di un gol e sfruttando il minimo indispensabile le occasioni che ha avuto, perché ha sbagliato 4 tiri liberi, 8 minuti in superiorità numerica. Il Grosseto ha sbagliato il rigore del possibile pareggio, quindi ci attende un grande spettacolo anche stasera. La curiosità è che da quando il Grosseto è tornato in Serie A, la prima vittoria a Grosseto. Certo, la prima vittoria a Grosseto, esatto. Solo pareggi o sconfitte per il Follonica. Beh, devo dire, ha scelto una partita importante per vincere. Beh, insomma, devo dire la verità, insomma, lo sanno tutti, nel Follonica assente ancora Francesco Vanini, chiude qui praticamente la squalifica, perché dalla prossima gara potrà essere a disposizione. Il Grosseto è reduce da un buon finale comunque di stagione, l'amarezza di essere usciti nella World Skate Europe ai rigori con l'Igualada, che poi ha vinto proprio con il Follonica il titolo della competizione, però adesso insomma i playoff cambia tutto. Tra l'altro il quintetto del Grosseto vede tre follonichesi come Saavedra al capitano, Marione Rodriguez e Ale Franchi, insieme a Català al portiere e Thiel. Dall'altra parte, davanti a Leo Barozzi, miglior portiere del campionato, MVP Mondo Hockey e il King della speciale classifica, ci sono i due cugini Pagnini, Federico e Marco, Nando Montigel e Davide Dadda Banini. Non so cosa manca. Ah, mancava la pallina. Fondamentale la pallina quando giochi a hockey, direi. Allora, c'è un cambio nei quintetti, diciamo, ipotizzati alla vigilia, perché non c'è De Oro e c'è Franchi, anche se sono cambi diciamo che poco contano, perché nell'hockey il quintetto base conta giusto per le statistiche, poi sia nel Grosseto che nel Follonica abitualmente giocano più o meno tutti. Adesso dobbiamo capire quale pallina. Tra l'altro si discute, perché insomma la pallina è sacra, bravo. Ce lo ricordiamo da tempi di Bertolucci, che la tenevano, la conservavano per le partite, quella speciale. E anche qui Montigel e Thiel e anche Federico Pagnini stanno discutendo. Comunque saremo ancora in perfetto orario, perché sono le 18 adesso, quindi con un minuto di ritardo riusciremo a partire con il Grosseto in maglia rossa alla sinistra dei teleschermi e Follonica in maglia azzurra alla destra. Sì, si può iniziare dunque. E allora parte gara 2 dei quarti di finale dei playoff Scudetto. C'è già una semifinalista, il Forte dei Marmitato, gran botta da fuori area di Thiel, la palla vicino all'incrocio dei pali. Dicevo, c'è già una semifinalista, il Forte dei Marmi,
che ha battuto in due partite il Bassano. L'ultimo gol di Pedro Gil nella gara giocata poche ore fa, che ha dato la vittoria sostanzialmente ai rossoblù e dunque vanno in semifinale. Le altre sfide invece sono ancora in corso, perché il Sarzana ha pareggiato alla pista del Vecchio Mercato con il Lodi, anche quella gara tiratissima, e sull'1-0 sono Trissino Sandrigo e Follonica Grosseto. Tanto la conclusione c'è un problema sulla ecco, siamo tornati, non so come mai c'è stato un problema tecnico. Il Follonica l'ha subito sbloccata, poi cercheremo di recuperare l'immagine. Sì, la conclusione di Davide Banini da centropista, poco più che centropista, poco più avanti che centropista, si è persa all'angolino alla sinistra del portiere del Grosseto Català, che non ci è arrivato, e quindi Follonica in vantaggio 1-0. Sì, cercheremo di risolvere questo piccolo inconveniente. Per ora, insomma, è tornata la visione, attacca il Grosseto, Saavedra al tiro, Barozzi respinge. Prima conclusione dunque dopo nemmeno un minuto, il tabellone segnava 56 secondi, il gol di Davide Banini che ha fatto subito esplodere il capannino. Manovra Rodriguez, Saavedra, ora Thiel. Tenta di liberarsi dalla marcatura di Marco Pagnini, la ribattuta di Barozzi. Si va da Montigel, come detto all'andata, vittoria per 4-3, gol di Marco Pagnini, 2 di Davide Banini, quindi si è ripetuto, 1 di Federico Pagnini. Dall'altra parte per il Grosseto Rodriguez, De Oro e Stefano Paghi. Ora Marco Pagnini, conclusione deviata. Altro pericolo in area biancorossa. Nando Montigel, Grosseto un po' scosso dal gol subito a freddo proprio da Davide Banini, che nel premio MVP Mondo Hockey King si è piazzato al secondo posto, ha vinto per il secondo anno consecutivo Giulio Cocco davanti proprio a Banini e Federico Ambrosio. Passaggio proprio per Davide Banini, cercare lo scarico, pallina che arriva a Fede Pagnini, le finte di Davide Banini, recupera Thiel. Ora Rodriguez, va Saavedra a destra, mette a disposizione di Thiel che cerca di liberarsi di Banini. Ancora Mario Rodriguez, Grosseto che attacca ma Polonica si difende con ordine in questo avvio di gara. Poi recupera Banini, contropiede Banini per Marco Pagnini, non trova la pallina al volo, grande occasione. Sì, era buona l'idea del pick and roll di Saavedra che ha provato
a bloccare e poi a riprendere il passaggio di ritorno. È stato bravo il Follonica a intercettare 2 contro 1, poi tutto bene per Davide Panini, ma anche Marco ha fatto quello che doveva. Per pochi centimetri l'impatto non è stato felice, però devo dire che il Grosseto sta provando a reagire dopo questo gol a freddo. Intanto ancora Follonica in avanti con la difesa rivedibile del Grosseto, con Davide Panini che prova la conclusione sotto misura. Stavolta ancora si salva la formazione del Lady Fox, che adesso è avanti con Saavedra, l'assist nel mezzo, ma è un po' in ritardo Rodriguez, affrontato adesso da Marco Pagnini. Riparte con calma il Grosseto. Eh sì, altra grande occasione per Panini. Català, bravissimo, si è piazzato nel posto giusto. Loratiel, in area c'è Pablo Saavedra, è sempre un bel vedere. Pablo Nelson Saavedra, 35 anni, diventato italiano, 22 gol in stagione, più 2 in Coppa Italia. Tanto Barozzi respinge, e 11 fra Champions League e World Skate Europe, quindi una stagione ancora importante. Franchi gira per Thiel, Rodriguez, Franchi, arriva un fallo. Tra l'altro è il primo fallo dopo 6 minuti in una serie che per il momento è molto corretta, non così tanto come le altre di ieri sera, dove sono fioccati falli su falli, addirittura credo in qualche partita addirittura oltre i 30 complessivi fra l'una e l'altra. Adesso per il momento le squadre sono ancora molto corrette, però siamo pronti a essere smentiti, perché il derby come sempre potrebbe riservare qualche sorpresa anche in questo senso. Intanto il Follonica pasticcia un po' nella fase di uscita dalla metà campo, quindi scade il tempo regolamentare, quindi riparte il Grosseto con i 45 a disposizione. La pallina per Saavedra, c'è stato intanto un cambio nel Follonica con l'ingresso di Buralli al posto di Davide Panini. Il Grosseto mi sembra che abbia ancora lo stesso starting five dell'inizio, con adesso Saavedra, e prova il blocco Franchi e poi anche Rodriguez, poi Saavedra torna indietro e assist ancora per Franchi. Manovrano i biancorossi, 18 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, la sbloccata a Davide Panini, proprio un avvio di partita, percussione del numero 5 che si sta togliendo davvero grandi soddisfazioni in questa stagione. Nei playoff è il terzo gol dopo i 33 del campionato, i 2 della Coppa Italia e i 17 della World Skate Europe, quindi stagione da 50 reti abbondanti. Tanto Achilli manda in pista il suo apriscatole Tonci De Oro, l'italo-argentino diventato di passaporto italiano dopo la convocazione in nazionale per i mondiali in Angola, poi insomma una lunga carriera in Italia dopo essere cresciuto all'Olimpia, è andato a Trissino, Breganze, Valdagno, Bassano, ancora Breganze, Forte dei Marmi, poi Valdagno e ora da 2 stagioni a Grosseto. Maremma ha iniziato anche l'attività lavorativa extra ore. Tanto arriva un fallo commesso da Mario Rodriguez, si è agganciato con Nando Montigel. Forse in partenza era più Montigel che ha preso in maniera furba la posizione, poi nello sviluppo dell'azione il fallo è stato commesso dal giocatore biancorosso. Adesso scadono i 45 per il Follonica, forse non se ne hanno accorti perché era già avanzato il cronometro, non se ne sono accorti i giocatori di Sergio Silva, sono ripartiti come se ci fosse ancora un tempo di gioco intero, invece mancava pochi secondi. E quindi adesso Sergio Silva si arrabbia anche perché aveva detto che probabilmente aveva suggerito uno schema diverso. Adesso Grosseto in avanti. È arrabbiato. Sì, finché si arrabbia e parla in italiano va tutto bene, quando comincia a parlare in portoghese non benissimo. Sì, tra l'altro Nando Montigel e Mario Rodriguez hanno praticamente la stessa età. Mario Rodriguez è tornato anche in Argentina prima di Pasqua, durante la Pasqua è nato il suo primo figlio. Tanto la botta proprio di Montigel, Català
va la respinta, ora riparte De Oro, va il Tonci, non può servire però in area nessun compagno, si affida nuovamente a Thiel, anzi è entrato Stefano Paghi, è uscito proprio Thiel. Ora Saavedra, Saavedra le finte, salta netto Fede Pagnini. Sempre Grosseto che manovra, poi il tiro di Stefano Paghi alto. Allora è stato tolto il fallo al Grosseto perché in effetti non era stato segnato un fallo con la classica mimica dei direttori di gara, forse sì, si sono poi chiariti i due arbitri, infatti il tavolo poi ha tolto il fallo di squadra, ne rimane solamente uno. E adesso un altro cambio credo nel Follonica, no per il momento niente, Cardella è entrato nel Grosseto che da qualche minuto ha preso un po' più di coraggio, devo dire una fase molto più equilibrata della partita da 5-6 minuti, dopo il gol a freddo il Grosseto ha subito un po' l'iniziativa del Follonica, poi la partita si è un po' riequilibrata, anzi forse è anche il Grosseto che magari ha fatto vedere qualcosa di più nella metà campo offensiva del Follonica, però senza riuscire mai a trovare lo spiraglio per provare una conclusione in porta. Adesso il Follonica che avanza con Marco Pagnini, lo scarico fuori per Monticelli, chiama lo schema ancora al compagno numero 9 che va per le vie centrali, blocco per liberare Monticelli, sì, davanti al portiere, salva tutto Català, ma che invenzione per Montigel, l'argentino poi non è riuscito a saltare Català, era decisamente troppo vicino al portiere, non aveva spazio di manovra. Continuano purtroppo qualche inconveniente tecnico, speriamo di risolverli a metà tempo. È un cavo ballerino, diciamo così. Speriamo. Speriamo di risolverlo, certo. Intanto manovra Davide Banini. È entrato intanto anche Bonarelli nel Follonica, quindi rotazioni per Sergio Silva che va anche con i ragazzi un po' più giovani, anche se ormai Bonarelli giovane, non giovanissimo ma non giovane perché è già tanti anni che è nel giro della prima squadra, autore anche di gol spesso molto importanti. Adesso il Grosseto in avanti, la conclusione, il diagonale di Cardella che trova ben piazzato Barozzi, adesso ancora Follonica in avanti, sì, con parte, Bonarelli, Bonarelli indietro a cercare Buralli, fermato da De Oro. Miele, questa però è una fase anche di studio fra le due squadre, perché il Grosseto forse vuole ragionare di più per avvicinarsi alla porta. Sì, si è avvicinato un po' di più perché in effetti negli ultimi 7-8 minuti ha creato, ha avuto più il pallino del gioco in mano, però non ha trovato mai lo spiraglio per andare a segnare. Follonica gode questo piccolo vantaggio dell'1-0, non può assolutamente gestirlo, però sicuramente non ha fretta di concludere, dicevo non ha fretta di concludere e spesso va a manovrare fino alla scadere dei 45 cercando sempre di tenere alta l'attenzione in difesa perché questo Grosseto ha comunque le possibilità di far male. Adesso c'è il blocco che libera Rodriguez, in superiorità numerica il Grosseto, attento Barozzi, ancora Follonica in avanti. Recupera intanto Buralli, l'assist per Montigel, in area Bonarelli ma non c'è l'angolo di passaggio. Ecco, vedi quello che ti dicevo, sfruttando il vantaggio, la piccola inerzia che ha il Follonica, Montigel con tutta calma, non c'era nessuno piazzato bene, non perde la palla, riparte l'azione a costo anche di allontanarsi un po' dalla porta, poi adesso questo passaggio si perde nell'angolo, però mai buttare via la palla, e questo è il mantra del Follonica che adesso si rischiera subito in difesa. Manovra De Oro, stiamo per arrivare a metà di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, risolto subito dal gol in apertura dopo 56 secondi di Davide Bagni. Intanto il tiro di Cardella, vola Leo Barozzi, avanza Bonarelli, sbaglia l'appoggio, recupera De Oro, ancora Cardella, il giovane viareggino si vede che ha voglia, poi Mario Rodriguez, la palla deviata, poi la spinta di Rodriguez, il fischio della coppia arbitrale.
Vediamo intanto un tiro di Rodriguez, poi la ha rischiato, perché se eravamo più vicini alla balaustra poteva essere anche un fallo considerato in maniera molto più grave dai direttori di gara. In questo caso un semplice fallo di squadra, perché eravamo lontani dalla porta, lontani dall'area, lontani anche dalle sponde. Quindi adesso ci sarà un qualche minuto di sospensione, perché bisogna credo ripulire il fondo, asciugare un po' la pista. Tra l'altro è rientrato Davide Banini, ha preso il posto in Montigel. Sì, un giocatore di assoluta esperienza. Rivediamo intanto qua la conclusione di poco fa del Grosseto, la conclusione di Cardella, che vede lo spiraglio giusto, però fa buona guardia a Leo Barozzi e poi con la collaborazione di Bonarelli riesce a liberare. Questo invece è il contropiede delle Follone, che ancora con Bonarelli, che poi non ha modo di trovare l'assist al centro per un compagno, e quindi l'azione ripartita. Adesso ancora Follonica con la pressione però del Grosseto, che non evita comunque che la palla arrivi in avanti. Adesso in area, sì, Buralli in area, la sfera si allunga, Català fa ripartire la formazione biancorossa, Cardella, conclusione parata da Barozzi, non c'è un attimo di tregua. Ora Fede Pagnini, si scontrano, pallina per Tocci De Oro, gran botta Barozzi va alla deviazione e Sergio Silva si sgola dalla panchina. Ancora Banini seguito da Paghi, un'occhiataccia al suo amico. Ora Rodriguez prova un alzo e schiaccia, lo prende Fede Pagnini, adesso contropiede per il Follonica, Davide Banini tenta il servizio e poi il tiro, para Català. Qui grande lavoro di Paghi, che è riuscito nel mezzo a bloccare sia la linea di passaggio che il tiro. Era messo molto male il Grosseto, veramente un intervento che vale quasi un gol da parte di Paghi. Recupera Bonarelli, scarico a cercare ancora Buralli, che lui è ex di questa partita, che ha giocato tanto nel Grosseto. Gli anni appunto del ritorno in Serie A, dopo aver esperienze anche a Vercelli, prima di venire a Follonica, a Castiglione. Arriva un time out chiamato da Michela Hilli, sentiamo distintamente qualche parolaccia di Sergio. Sì, il 2-1 gestito non benissimo secondo Sergio, qui tarda un attimo forse Davide a trovare l'assist nel mezzo, forse ha chiamato uno schema diverso Sergio Silva. Poi addirittura l'azione del Grosseto, è stato molto bravo Rodriguez a rubare palla con le leve lunghissime. Eccola qua il replay, poi è arrivato dalle parti di Barozzi, poi c'è l'intervento considerato regolare da parte dei direttori di gara. Per il momento il metodo di giudizio è quello, i contatti si fischiano solo se abbastanza clamorosi, per adesso hanno lasciato molto correre, ma non ci sono stati credo momenti critici o comunque situazioni particolarmente delicate. Adesso rivediamo un'azione del Follonica, adesso si riparte con la rimessa che credo sia del Follonica, perché la pallina è carambolata sul piede del direttore di gara Brambilla, è terminata fuori, quindi credo ci sia una rimessa per il Follonica. Sì, la sfuriata proprio di Sergio Silva. Sì, qualche errore l'ha fatto il Follonica in costruzione e in uscita, infatti il Grosseto un paio di volte si è riversato in avanti e una volta grazie a Barossi, una volta grazie a un qualche rientro difensivo ha evitato guai peggiori, però qualche leggerezza comincia a arrivare soprattutto in fase di costruzione, e sono pericolose perché se quando hai modo di segnare non segni e anzi rischi di lasciare lo spazio agli avversari, il Grosseto è una squadra che ti può far male. Intanto nell'altro quarto di finale il Trissino sta prendendo il largo 3-0 contro il Sandrigo. Adesso Follonica in avanti con Fede Pagnini, va in angolo per Davide Pagnini, mette sì, in mezzo Pagnini sull'esterno della rete, si è mossa la rete ma Fede Pagnini non ha inquadrato la porta. Rivediamo anche questa azione grazie a Leonida Romualdi, eccolo qui, c'era Català. Ancora pericolo in area, Català blocca, la pallina rimane lì, in qualche modo la difesa biancorossa allontana, va Paghi. Poi recupera Bonarelli. Si lotta fra i due capitani, anche se il capitano ufficiale è Pablo Saavedra, ma Mario Rodriguez insomma
la sua lunga esperienza con Fede Pagnini. Recupera ancora Thiel, rientrato in pista. Passaggio in area, alla fine allontana Barozzi, Cardella. Andiamo a cercare Paghi. L'allungo deviato. Fede Pagnini. Sta per entrare in campo Marco Pagnini per il Follonica. La pressione adesso di Paghi, che tocca per la rimessa del Follonica. Sì, 9-27 al termine, ancora due falli solamente in totale, li ha commessi il Grosseto e Sergio Silva continua a non essere soddisfatto. Si è davvero imbestialito il portoghese, il tecnico portoghese del Follonica. Fin qui il derby che ci aspettavamo, con la squadra maremmana a fare un po' di più la partita. Poi in area, tentativo di assist verso Bonarelli un po' lungo, recupera Buralli. Pagnini, Fede Pagnini, Davide Panini, ancora Bonarelli. Minuti di qualità quelli concessi da Silva. Poi Buralli tenta di saltare Thiel, la pallina passa ma il giocatore del Follonica no. Allora Cardella, Cardella davanti a Barozzi, il portierone azzurro gli dice di no, parata strepitosa, strepitosa. Esce allora Buralli, rientra Marco Pagnini. Sì, un buco brutto per la difesa del Follonica da quella parte. Cardella ha visto lo spiraglio, è andato fino in fondo, ha fatto veramente un'ottima azione, ha messo quasi a sedere Leo, ma fare gol a Barozzi non è semplice. Adesso c'è il fallo di Paghi, sì, su insomma, Fede Pagnini. Fede Pagnini ha guardato male a Stefano Paghi, ha detto ma che fai? Ma anche perché già due o tre volte che ci sono scontri regolari, intendiamoci, comunque momenti simili e molto tesi. Stavolta secondo il direttore di gara siamo andati oltre al regolare, quindi c'è stato il fallo fischiato a favore del Follonica, il terzo fallo commesso dal Grosseto. Adesso va a prendere un po' di fiato anche il capitano del Follonica, Federico Pagnini. Ritorna in campo Montigel. Federico Pagnini sta, secondo me, sì, abbiamo rivisto il fallo, il replay, una seconda parte di campionato veramente di altissimo livello, prestazioni di qualità, reti importanti e un ottimo, quasi una seconda giovinezza. Ci sono, sì, Parterre de Roy in tribuna, perché non li sto vedendo e chiederò a Paolo Brigato di inquadrarceli, ma insomma quando ci sarà un'altra pausa ci sono Enrico e Massimo Mariotti, che insomma loro due fanno parte di quella stuola di giocatori che hanno fatto la leggenda a Grosseto e a Follonica. Ma direi di sì, direi che hanno fatto la storia dell'hockey italiano in quel periodo, quello della nazionale, in quel periodo storico, anni 80-90, quando hanno calcato le piste di tutta Italia e di tutta Europa, perché Enrico è stato uno dei primissimi giocatori, se non il primo italiano in assoluto, a vestire la maglia della Polisportiva del Barcellona. Quindi raccontiamo una storia veramente che sfiora il mito. Indossare anche la maglia nella presentazione, lo ricordiamo tante volte. C'è un time out, forse il time out chiesto da Sergio Silva, alla fine sembra, viene accordato di sì, sì. Si guardano un po' tutti e adesso sì, time out ancora per Sergio Silva. 8-22 al termine, Follonica avanti 1-0 grazie al gol dopo 56 secondi di Davide Banini, che da fuori ha battuto, ha trovato l'angolino alla sinistra di Català. Poi la partita, dopo una prima fase più di marca follonechese, si è equilibrata. Occasione più grossa per il Grosseto forse quella di poco fa, su la parata di Cardella. Intanto eccoli qua, Enrico a sinistra e Massimo a destra, la parata, dicevo, di Barozzi su Cardella, che ha trovato lo spiraglio sulla sinistra, sulla fronte d'attacco offensivo sinistro del Follonica, che ha avuto un paio di occasioni costruite bene ma finalizzate male nella metà campo, soprattutto nell'area di rigore del Grosseto. Quindi a 8-22 dal termine rimane il Follonica in avanti, con sfida comunque molto equilibrata. A Trissino invece, come detto, la squadra locale avanti 3-0, le reti di Malagoli, Gioele Piccoli e Davide Gavioli nella prima metà del primo tempo. Null'altro da segnalare. Sembra una partita chiusa, perché insomma Trissino ha già fatto
qualcosa di fantastico per eliminare il Valdagno. Sì, infatti. E quindi arriva ai quarti di finale, però poi incontri la corazzata triste nel campionato d'Italia, diventa tutto complicato. Eh sì, un bel traguardo, si onora sul campo fino in fondo, però chiaramente il pronostico e le forze tecniche sono quelle. Sì, resiste allora l'1-0 firmato al primo minuto da Davide Banini. Adesso il Grosseto si schiera addirittura a zona per arginare un po' l'attacco del Follonia in questi ultimi 8 minuti. Va Nando Montigel, lo scarico per Bonarelli. Ora Davide Banini, la pallina lo tradisce, va a Saavedra. Poi l'assist per Federico Paghi, la stecca di Marco Pagnini. Con la pallina che si ferma sulla rete della porta di Leo Barozzi e dunque la regola Bertolucci, ci sarà ingaggio. Sì, la difesa zona ha un po' colto di sorpresa il Follonica, che non è riuscito a trovare la chiave per scardinare questo quadrato rombo. Poi il Grosseto è ripartito molto bene in contropiede con Saavedra, è rientrato il Follonica, ma è rientrato male perché comunque sullo scarico c'era molto spazio a disposizione. Adesso vediamo se il Grosseto tornerà a difendere la zona come di solito si dovrebbe fare fino a che non cambia l'inerzia della partita. Ancora zona infatti per la squadra biancorossa, vediamo se il Follonica troverà armi a disposizione per entrare in questo quadrato molto stretto davanti al portiere Català. C'è da considerare anche il caldo, perché noi magari lo sentiamo meno, però oggi è una giornata davvero ultra primaverile e quindi c'è da centellinare anche un po' l'energia. Intanto l'errore permette a Bonarelli di recuperare. Montigel, Davide Banini, sempre lì il Grosseto che difende con questo quadrato magico la propria area. Ancora Bonarelli in area, Davide Banini, ma scarico per Marco Pagnini. Trascorrono i secondi. Montigel, Marco Pagnini, ancora Nando, carica il tiro, gran botta non lontana dalla porta. Recupera Davide Banini, pochi secondi, ancora Montigel, lo scarico in aria, ferma tutto Paghi e recupera. Grande idea per Bonarelli, però la difesa del Grosseto è messa bene, ancora Paghi, un intervento molto importante davanti a Català, quindi la zona del Grosseto resiste. Adesso 6:25 al termine, la squadra biancorossa prova l'attacco. Manovra Stefano Paghi, cercare Thiel, ancora Paghi, va il tiro da lunga distanza, deviazione, palo clamoroso di Saavedra sul tiro di Stefano Paghi. Pallina proprio sembrava andare a morire nell'angolo a sinistra di Leo Barozzi, il palo l'ha ricacciata lontano. Manovra allora Davide Banini, sempre Follonica, adesso Grosseto è schiacciato nella propria area. Montigel, Davide Banini, cercare ancora Marco Pagnini, il passaggio però è un po' lungo, ma la meglio Paghi. Recupera Mario Rodriguez, rientra in pista Ale Franchi che riceve subito la sfera, ancora Rodriguez, Thiel. Colonica invece rimane con la marcatura a uomo. Ancora Saavedra, prova il tiro, Franchi ribattuto, poi Saavedra recupera. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Passaggio a centro area, la recupera Franchi, contrastato da Bonarelli, arriva il fallo, il primo fallo di squadra del Follonica. Lo rivediamo, la trattenuta. Ora Mario Rodriguez porta avanti la pallina, però Follonica è lì che difende bene. Ora Thiel, tifosi arrivati da Grosseto incitano la propria squadra.
Mario Rodriguez la spedisce verso la porta, ma la pallina si alza, dunque sarà rimessa in gioco i 45, quindi per il comunque Follone. Ripresa per il Follone, che rientra Federico Pagnini e al posto di Bonarelli, mi sembra. E adesso va lui a fare il guastafeste davanti a Català, che deve però pulire il caschetto, e quindi un mini time out virtuale per le due squadre che riprendono un attimo fiato. Intanto gol del Sandrigo a Trissino, accorcia le distanze la squadra sandricense con Marco Poletto. Siamo a 3 minuti dal termine al Paladante, qui ce ne sono 4, quindi sostanziale equilibrio anche di minutaggio dal Capannino e il Paladante, mentre si gioca anche sì, Montebello Montebello Valdagno 1-1. Sì, che sostanzialmente è per fare allungare la stagione, perché solo per sapere la posizione definitiva al campionato, ma non vale nulla. E quindi è un divertimento, giustamente, per tutti. Ancora Follone, sembra un power play, ma 4 contro 4, in questa fase di partita. Marco Pagnini, Montigel, manovra il Grosseto, in area Davide Banini, che resiste alle cariche di Ale Franchi. Ancora Banini, Fede Pagnini, ha un po' di spazio Montigel, difficile però passare in area, tra l'altro chiamato il time out da Minella in estremis, esatto. Quindi 3:27 al termine, ancora pausa, stavolta il primo credo time out chiamato da Michele Achilli, che rimette dentro Tonci De Oro, che con Saavedra, Franchi e Thiel completerà il quintetto in casacca biancorossa. Dalla parte opposta saranno, dicevamo, Marco Federico, Davide Panini e Montigel. Dicevamo di questa rivalità che è tornata, insomma, negli anni recenti. In A1 una vittoria del Grosseto, 3 vittorie del Follonica, una nei playoff e 4 pareggi, quindi l'equilibrio, insomma, in questi anni ha regnato. Sì, ha regnato. Lo scorso anno 2 pareggi, andai e ritorno. Sì, a Follonica meglio il Follonica, a Grosseto meglio il Grosseto, poi tanti pareggi, quindi, ma, però mai grossi risultati, cioè giusto un 7-2 del 2021-22. Due anni fa, esatto, poi bene o male tutte vittorie o sconfitte molto molto di misura, molto ravvicinate, anche perché c'è il fattore emotivo, ci sono giocatori che si conoscono. Tutti si ricordano l'esordio, proprio la prima, certo, di campionato a Grosseto, in una pista di via Mercurio davvero gremita, era un 4-3. Era un Follonica che era molto simile a quello di adesso, potrebbe essere anche il solito quintetto di quella partita lì, a dimostrazione del ciclo che Follonica sta costruendo, con i giocatori un po' più esperti che maturano per quelli di mezza età e quasi invecchiano, ma invecchiano molto bene quelli che sono più avanti di età, e tanti giovanissimi che piano piano stanno mettendo i pattini nel quintetto che poi scende in campo. Adesso il Grosseto è tornato alla marcatura uomo dopo un 5-6 minuti di molto proficua zona. Intanto la pallina finisce sulla rete, ci sarà dunque un altro ingaggio. La tocca per primo Tonci De Oro, non ha aspettato il fischio, e allora sfera che passa alla Follonica. 3 minuti, poco più, alla fine del primo tempo, 1-0 firmato Davide Banini, poi un palo clamoroso per il Grosseto. Ancora Montigel, passaggio era buono per Davide Banini ma chiuso da Thiel. Franchi, sempre Grosseto, Saavedra, ancora Ale Franchi, sempre il capitano del Grosseto, bloccato da Fede Pagnini, questa volta sì, l'altro capitano ufficiale. Poi va Fede Pagnini sull'assist del cugino Marco. Davide Banini in area, dietro per Montigel. Follonica mantiene il possesso.
Ci prova ora De Oro, l'alza e schiaccia, la palla ribattuta. Rubra Franchi, bloccato. Thiel. Sempre Grosseto. Recupera Tonci De Oro, Max Thiel. Indietro per Franchi, pochi secondi per chiudere l'attacco. Le finte di Franchi, mette in mezzo. La palla ora recuperata dal Follonica. Poi Thiel, si lotta la balaustra. Saavedra, un po' di spazio, Saavedra, para tutto Barozzi. Paratissima di Leo Barozzi sul capitano del Grosseto. Poi arriva un fischio. Eh sì, qui il Grosseto è stato abile e anche un po' fortunato nel rimpallo, perché sull'uscita di Monticella la pallina è rimasta lì, la rivediamo, un rimpallo, due rimpalli, poi Saavedra solo alle spalle di Thiel e Monticella è andato fino in fondo, però Barozzi ci ha messo ancora una volta il corpo e è risultato decisivo anche in questa fase. Adesso nel finale molto meglio il Grosseto come occasioni create, il Follonica in avanti è riuscito a trovare qualche linea di passaggio migliore da quando il Grosseto è tornato a uomo, però grossi pericoli dalla parte di Catalan non li ha più creati, che invece li ha creati il Grosseto. Rivediamo qui un'altra azione, qui anche un po' fortunosa, perché mentre stava scivolando il numero 9 biancorosso, esattamente Franchi, è riuscito a tirare una pallina nel mezzo. Poi sullo sviluppo dell'azione è arrivata la sfera che Saavedra ha provato a tu per tu con Barozzi, con la parata dell'MVP del campionato numero 29. Un minuto al termine, Enrico. Prova la conclusione a lunga distanza De Oro, la parata di Barozzi, sempre Grosseto che attacca in questo finale. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Recupera però Davide Banini, chiuso Davide Banini, però scappa di prigione, alla fine si aggancia con Thiel. Il fallo fischiato al biancorosso. Sì, qui riesce a vincere un primo rimpallo, sul secondo Thiel lo sgomita e lo blocca con il braccio, quindi ha cercato certamente la pallina, ma è andato anche a chiudere la balaustra Davide Banini. Sì, poi c'era anche un braccio sospetto, diciamo così, e quindi ultima azione d'attacco per il Follonica. Non c'è scollamento tra il cronometro dei 45 e quello del tempo, quindi si andrà a meno di palline perse fino al termine. 28 secondi, Monticelli in area, Monticelli spinto da Thiel, stavolta fanno andare avanti adesso, e no, c'è il cartellino blu Thiel. Direi ha visto tutto il direttore di gara Brambilla, che va a mandare fuori con il blu Thiel, e quindi a 24 secondi rivediamo la prima spinta e poi il secondo intervento falloso, e poi quando è a terra arriva anche una carambola chiaramente ininfluente o involontaria da parte, mi sembra, di Saavedra quando Monticella era a terra. E quindi 24 secondi al termine del primo tempo, grossa chance per il Follonica. E tra l'altro Sergio Silva ha chiamato un time out per parlarci un po' su in questo finale di prima frazione. Quasi certamente Davide Banini andrà a sfidare Max Català. Arbitro Simone Brambilla ha visto l'infrazione di Thiel, non so se possiamo rivederla, grazie a Leone da Romuali, lo vediamo. Qui c'è già una prima spinta, però per il metodo usato questa sera, poi qui è di spalle, sì, il contrasto c'è, poi dopo arriva quando è in terra anche Saavedra, ma lì il gioco era già fermo, diciamo così. Poi erano scivolati, insomma. Quindi cartellino blu per il tedesco Max Thiel, giocatore molto interessante, 24 anni, già esperienza in Italia, quest'anno approdato a Grosseto. Davide Banini sistema la pallina dai 7,40 metri. E aspetta che Adria Català sia pronto. Ricordo da quest'anno il portiere
si può muovere ma non può uscire dalla sua lunetta in caso prima che inizi l'azione d'attacco. L'arbitro potrebbe far ripetere. Parte Davide Banini, le finte davanti a Català, ma la spara fuori. E adesso 2 minuti di power play, c'è il fallo su Tonci De Oro. Si lamentano i giocatori del Grosseto perché De Oro era partito in contropiede. Molto arrabbiato il Tonci. C'era Marco Pagnini comunque a difesa della metà campo, però si è visto spesso dare il fallo di squadra e continuare il gioco. Ripetiamo qui, Davide Pagnini mette a terra Català, poi manda almeno un palmo alto. È un Follonica che nei tiri diretti in questa serie veramente ha sprecato una quantità colossale di occasioni. È almeno credo il sesto tiro libero che il Follonica spreca malamente. Adesso De Oro si becca anche un richiamo per aver detto qualcosa di troppo, probabilmente si è preso un warning. Sì, esatto, al direttore di gara De Oro dopo le proteste reiterate. Eh sì, non è andato giù questo fischio, se n'è accorto forse Brambilla che poteva tranquillamente lasciare andare, però ripeto c'era comunque il Follonica schierato in difesa perché Marco Pagnini era a presidio della porta di Barozzi, quindi al limite sarebbe stato un uno contro uno, certo molto importante perché ecco, ecco rivediamo qui Saltanesto, due avversari, poi qui c'è il fallo e vedete che c'era comunque Marco Pagnini e stava rientrando anche credo Monticel, però probabilmente con l'inerzia anche della velocità era molto meglio per il Grosseto andare in uno contro uno, specie adesso che è in inferiorità numerica e quindi dovrà attaccare in 3 contro 4 per questi ultimi 16 secondi e poi ancora per un minuto e mezzo alla ripresa del secondo tempo. Poi ci sarà sostanzialmente quasi un minuto e mezzo nel secondo tempo di power play per il Follonica. Staremo a vedere. Intanto Stefano Paghi vuole mantenere la pallina per non rischiare nulla. Va anche al tiro largo. E allora finisce qui il primo tempo del derby di ritorno dei quarti di finale tra Consorzio Cave Maremmano e Edil Fox CP Grosseto. Si va negli spogliatoi con il Follonica avanti 1-0 grazie al gol di Davide Banini dopo nemmeno un minuto di partita. A risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare il secondo tempo della sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto. Michele Nannini, è una domanda che faccio sempre a Maurizio Ceccarelli, faccio anche a te: cosa hanno detto i due allenatori negli spogliatoi? Io non sono all'altezza di rispondere a una domanda così difficile. Beh, secondo me Achilli gli avrà detto che bisognerà forse avere un pochino più di coraggio nelle conclusioni, perché alla fine tante occasioni il Grosseto se le ha create, ma di tiri in porta pericolosi se ne contano pochi. Quelli che ci sono stati molto pericolosi, un palo e un paio di miracoli di Barozzi. Sergio Silva invece chiederà più concentrazione nella creazione degli schemi, perché ha creato tanto il Follonica, ma ha trovato una difesa del Grosseto sia a zona ma anche quando era a uomo che ha messo in difficoltà la manovra degli azzurri, che non sono riusciti a trovare dopo la prima parte della partita molti spazi, trovando quindi difficoltà nell'andare alla conclusione. Anche adesso, come è successo anche al Grosseto, superiorità numerica per ancora una trentina di secondi, ma sostanzialmente di occasioni zero dalle parti del Follonica. Quindi Grosseto che si difende in maniera veramente egregia, e la squadra di Silva che sta sprecando ancora una volta un'occasione d'oro per poter allungare il vantaggio. Adesso ci prova Monticelli, poi la pallina rimbalza. Non rimbalza, questo ha tirato il rigore col pattino, perché Bonarelli... ma ho visto poi l'arbitro ha dato palla a due, quindi... Sì, ma l'ha visto nettamente, ci ha provato Oscar, sì, non ci arrivava con la stecca, vediamo... Sì. Con il destro è andato l'istinto. Alle deviazioni. Si rimane allora sempre sull'1-0, sta per finire il power play per il Follonica, e sostanzialmente non ha mai tirato in porta in questa situazione. Ci prova ancora Montigel, bloccato da Rodriguez. Ora Marco Pagnini, largo, e rientra Tonci De Oro, ristabilita dunque la parità. Va Davide Banini, ancora Montigel, cercare Marco Pagnini, mette in mezzo Bonarelli, non può andare alla deviazione, si aggancia Quale Franchi, fallo fischiato al giocatore in maglia azzurra. Ora De Oro, che è entrato subito incattivito il Tonci, che ha ritenuto ingiusta sostanzialmente l'azione di un fallo che poteva andarsene in contropiede. Si è beccato anche un warning. Poi il tiro dalla lunga distanza di Stefano Paghi, recupera Franchi, Davide Banini sul rimbalzo, Montigel, Marco Pagnini davanti a Paghi, va Pagnini, ma lì Catala fa buona guardia. Riparte De Oro, Franchi, ancora il Tonci, ora Grosseto che manovra, Franchi, De Oro dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, c'è il tocco di Barozzi, fuori dall'area di rigore, non si può fare, e dunque rimessa in gioco per il Grosseto. Se ne sono andati 3 minuti in questo inizio di ripresa, resiste il gol nel primo minuto di Davide Banini, poi con il fisico Nando Montigel. Marco Pagnini, cercare Davide Banini, lo scambio fra i due, poi sbaglia l'appoggio, e allora De Oro. De Oro per Marione Rodriguez, che è costretto però ad andare a riprendersi la pallina nell'angolo, poi schizza sulla stecca di Ale Franchi. Fede Pagnini se ne va, salta la metà pista, rimane però in possesso Follonica, rimane con due uomini sulla linea mediana, non vuole subire nessun contropiede. Davide Banini in area, chiuso da De Oro, da terra non può passare la spalla, e allora il fallo per un aggancio, fischiato a mare in mano di Follonica. Si lamenta per un aggancio Davide Banini, sorride anche nei confronti del direttore di gara.
chiaramente poi da terra è stato quasi un gesto di stizza quello di buttare via la pallina. Sempre De Oro, Rodriguez, cercare Ale Franchi, palla però carambola sulla balaustra, allora contropiede del Follonica, va in aria Davide Banini, Catala, bravissimo sul primo palo. Prova ora Ale Franchi, Stefano Paghi, Follonica adesso ha alzato un po' la difesa, Grosseto deve impegnarsi per avvicinarsi. Però devo dire, Enrico, i ritmi sono abbastanza moderati per tutte e due le squadre, perché il caldo giustamente comincia a farsi sentire, 50 minuti intensi mercoledì scorso, quindi entrambe le formazioni stanno anche controllando il serbatoio della benzina e da una parte e dall'altra si cerca di andare sempre a 45 secondi con molta intensità difensiva e con gli spazi che si aprono a volte solo in fondo, a volte per niente. Adesso rischia un po' Marco Pagnini, riesce poi in qualche modo a recuperare la pallina, poi Davide Banini a contrasto con Franchi, alla meglio prima il giocatore in maglia azzurra, poi riesce a andare avanti Franchi, poi Marco Pagnini, un assist praticamente per lui, la conclusione, ancora la parata abbastanza semplice di Català, ci ha provato Marco, forse adesso anche una smorfia per lui, non è nelle perfette condizioni fisiche, già da Grosseto ci sta che sia imminente un cambio nelle fila del Follonica. Sì, ha provato da 10 metri il numero 9 del Follonica, il Golden Boy. Stasera, abbiamo ricordato, non c'è il nuovo Golden Boy o Ruspa, soprannome che anche nello spogliatoio del Follonica mi hanno detto, insomma, usano qualche volta per chiamare Francesco Banini, che con questa gara sostanzialmente finisce la squalifica. La squalifica a tempo alla fine di aprile. Rientra in pista Buralli al posto appunto di Marco Pagnini, perché la smorfia che ha fatto subito dopo l'occasione potrebbe essere indice di un po' di stanchezza, speriamo non di qualche problema fisico, però lo vediamo in panchina, sta parlando adesso con il fisioterapista per capire un attimo se c'è da fare qualche intervento. Intanto Davide Banini, azione personale per Montigel, non c'è l'angolo di tiro, quindi si ferma e con tutta calma prova all'incrocio ancora con Davide Banini e poi deve rifugiarsi nella propria metà campo, la pressione del Grosseto, brutta gestione di palla del Follonica, il tiro, sì, diagonale di Paghi molto vicino alla porta, difesa da Barozzi che comunque c'era sulla traiettoria, però la pressione del Grosseto adesso ha tolto idee, spazi e movimento al Follonica che sta un po' soffrendo in questa fase. Rivediamo, Montigel non ha lo spazio, l'assist, un po' l'azione che aveva portato poi al tiro Marco Pagnini poco fa con l'assist involontario del Grosseto, adesso l'assist è però stato quello di Montigel, ha fatto la barba al palo, eh. È vicinissimo, c'era Barozzi, però se l'è vista brutta lui la difesa del Follonica. Adesso qualche chiacchiera fra il direttore di gara e un tifoso, ma tutto a livello molto amichevole, con sorrisi da una parte e dall'altra. Mini time out ancora per sistemare il caschetto di Català, perché Enrico, caldo io, mi posso immaginare i ragazzi in campo. Sì, intanto i randagi che hanno preso il posto degli Ultras Eagles stanno incitando la propria squadra, ma anche nel settore del Grosseto. Intanto questi risultati sulle altre piste, diceva appunto, nel settore del Grosseto una buona presenza, perché non inquadrati sono anche al nostro lato. Tanto manovra Montigel, Grosseto ancora a zona, Follonica ha qualche perplessità nel manovrare. Fede Pagnini, Montigel, Davide Banini, ancora per Davide Banini, entra in area, allontana per un momento la difesa del Grosseto, poi la pallina carambola su Català, quindi altri 45 secondi in zona d'attacco. Montigel, Fede Pagnini, poi il tiro di Davide Banini sull'assist di Montigel, un diagonale largo, recupera Ale Franchi con il fisico, Montigel alla fine lo trattiene, fallo di squadra numero 4
per il Follonica, 5 il Grosseto. Fin qui i falli non sono un fattore. Intanto la botta di Mario Rodriguez, para Barozzi, poi le gambe di Davide Banini che tenta di andarsene su Saavedra. Giocatore elegantissimo Davide Banini, Michele. Sì, poi è un discreto momento, rigore a parte, è un discretissimo momento di forma anche a Grosseto, due gol, uno più bello di un altro, a legittimare il secondo posto come MVP, un gol spettacolare anche nella Final Four di Basket Europe, quindi giocatore di livello assoluto sul quale il Follonica e l'Italia possono contare, e se lo gode il Follonica, se lo gode Sergio Silva. Adesso il Grosseto ancora si chiude tutte le vie, sia quelle centrali che quelle laterali. La conclusione adesso di Buralli, che è un po' quello che il Grosseto può consentire, nel senso non si tira nella posizione centrale, consente i tiri dalla zona laterale, perché con un portiere di un certo livello te lo puoi permettere. Zona veramente molto ben eseguita da parte del Grosseto. Riparte Saavedra, 16 minuti poco più alla fine del derby, dei quarti di finale. Sbaglia l'appoggio Davide Banini, recupera Franchi, ora Saavedra, c'è il contropiede, la palla verso Thiel, un po' lunga, la recupera proprio Davide Banini. Altra occasione sprecata dal Grosseto. Se ne stanno per andare i primi 10 minuti della ripresa. Poi in area Banini, para Català, recupera Buralli, Grosseto è lì che attende, non so se questa tattica può servire a Grosseto, ma fin qui punteggio insomma è recuperabilissimo, solo un gol di differenza, la rete al primo minuto del primo tempo di Dadda Banini. Rodriguez al tiro, la stecca di Fede Pagnini, poi tenta di andarsene Rodriguez, il più grosso di Fede Pagnini, va giù, non c'è fischio. Allora Franchi, alto, recupera Montigel, Davide Banini, ora Davide Banini, andiamo a cercare Fede Pagnini, Buralli, Montigel. Grosseto adesso però ha alzato un po' la difesa, tornata a uomo, parte Montigel, si scontra con Mario Rodriguez, recupera Franchi, occasione in aria, al volo, gol, il pareggio di Pablo Saavedra. Che azione del Grosseto, 1-1 tra Follonica e Biancorossi. Davvero un bellissimo gol. È una ripartenza perfetta del Grosseto. La ripartenza perfetta, la rivediamo qua. Va Franchi, alza la testa, l'assist nel mezzo. Saavedra prende un metro di vantaggio a Fede Pagnini. E quindi il tutti dietro e poi contropiede. Fa bene al Grosseto che, dopo una ricerca abbastanza continua nel fine primo tempo, in questo secondo tempo trova il gol del pareggio, che direi anche meritato, perché ha riuscito bene a bloccare l'iniziativa del Follonica. E adesso perché Franchi è volato via, importante, vediamo qua, prende un metro di vantaggio al poi volo. Beh certo, lì devi per forza andare al volo, perché se controlli la palla perdi l'attimo di il tempo di gioco, e quindi al decimo e 51 secondi il Grosseto la pareggia. Sì, lì Barozzi poteva farci davvero poco. Pablo Saavedra, primo gol nei playoff, ha segnato praticamente in tutte le competizioni, ha fatto esplodere la curva del settore ospiti, davvero una grande azione e un gran gol sull'assist magnifico di Ale Franchi. Tutto da rifare dunque, 14 minuti alla fine. Partita di grande spessore ancora una volta per Mario Rodriguez, perché
ha salvato tante occasioni in difesa nel primo tempo e anche in questo secondo tempo è giocatore solido, Quadrato, che dà sicurezza al reparto, che si fa sentire con il fisico, quindi è veramente un elemento imprescindibile per questo Grosseto. Non a caso da quando è tornato anche la manovra del Grosseto ne ha risentito in positivo. Adesso il Follonica prova con la carta Bracali, che dà minuti di cambio a qualche suo compagno. Adesso Monticel, palla persa, Saavedra, contropiede, Saavedra in aria, e lì c'è Barozzi però che si sdraia e evita guai peggiori. Follonica però che è un po' in difficoltà adesso, Sì, ma troppi errori del Grosseto, del Follonia, e fanno ripartire in contropiede il Grosseto. Qui Saavedra si è presentato solo davanti a Leo Barozzi, che è riuscito a fermare tutto. Arriva un fischio, vediamo l'arbitro Eccelsi, estrae il cartellino blu e caccia il giocatore del Follonica, Claudio Bracali, ma anche Tonci De Oro, quindi l'espulsione contemporanea si annulla. Potranno entrare in pista altri due giocatori. Sì, storie tese, un braccio alzato, una difesa con la stecca, e Chelsea vuole tenere in mano la partita per evitare che debordi in situazioni difficilmente gestibili, e quindi cartellino blu per tutti e due. Chiaramente non ci sono tiri diretti, non ci sono altri provvedimenti, entrano in campo un giocatore per parte, Maldini da una parte e nel Grosseto credo sia entrato Paghi, esatto, numero 8, dall'altra. Momenti intensi della partita, l'arbitro Eccelsi non ha avuto esitazione, ha fatto cenno ai due giocatori, si stavano ostacolando, fuori. Recupera proprio Maldini, in area si sono agganciati Saavedra e Montigel, va Fede Pagnini, prova il tiro, blocca Mario Rodriguez, sbaglia però l'appoggio. Può ripartire il Follonica, cercare Maldini, mentre Michele Achilli ha chiamato un time out. Ora Fede Pagnini, rimane addosso di Stefano Paghi, Montigel, inseguito come un'ombra da Mario Rodriguez, riesce a scaricare su Fede Pagnini. Sul plus del capitano del Follonica, 5 secondi per chiudere l'azione, non se ne è accorto Fede Pagnini. Allora possesso che passa al Grosseto, ma arriva il time out chiamato da Michele Achilli. Non so se possiamo rivedere ancora una volta il gol, che effettivamente è stata una grande azione del Grosseto. Ha recuperato palla con Rodriguez, poi Franchi se ne va, mette in mezzo, arriva a grande velocità Pablo Saavedra e insacca alle spalle di Leo Barozzi. Qui invece un'altra azione di Saavedra, che si presenta davanti al porterone degli azzurri, ma questa volta Barozzi gli dice di no. Abbiamo superato sostanzialmente metà della ripresa, tutto da rifare. A Trissino, Trissino è in vantaggio 5-1 sul Sandrigo, pratica sostanzialmente archiviata. Proprio il Trissino aspetta o aspetterà la vincente di Follonica Grosseto. Ricordo che non c'è il pareggio. In caso di parità al 50esimo, 2 tempi supplementari a 5 minuti, e in caso di ulteriore parità si va ai tiri di rigore. Ma ancora, come si dice, c'è una vita da giocare. Va Mario Rodriguez, Thiel, ancora Rodriguez verso Stefano Paghi, Cardella è entrato in pista. Ora Max Thiel,
gli va addosso Maldini, poi il tiro di Paghi, la pallina deviata nell'angolo dove c'è proprio Thiel. Ora Stefano Paghi, ultimi spiccioli dell'attacco. La conclusione di Mario Rodriguez, ma fuori tempo massimo dei 45 secondi. Rimessa in gioco è per il Follonica. Federico Pagnini e Buralli sulla pallina. Nell'angolo per Maldini, ancora Buralli. Cercare Montigel, chiuso da Rodriguez, i due lottano, Montigel in qualche modo si libera, poi il passaggio verso Fede Pagnini e aspetta ancora Pagnini, indietro per Buralli, un po' di spazio, tiro da lunga distanza, palla decisamente alta. La fa sua Mario Rodriguez. Paghi. Cercare Thiel. Ancora Rodriguez. Conclusione, vola Barozzi. Poi alla balaustra Buralli alla meglio su Thiel. E si lancia in attacco. Va Fede Buralli in aria. Poi finisce giù. La conclusione però è larga. Rodriguez. Cardella. Cardella al tiro, è una botta centrale, la para Barozzi. 10 minuti esatti alla fine del tempo regolamentare, 1-1 il Capannino. Paghi, Rodriguez, ora Cardella, ancora il tiro ma la stecca di Montigel, poi va giù Maldini, Paghi per Cardella, un po' di spazio, le finte, ma Montigel è un mastino difficile da allontanare. Mentre Sergio Silva chiamato un cambio, Buralli, Fede Pagnini, ancora Buralli, Polonia con pazienza fa girare la pallina, Crosetto però si difende con ordine in questa fase a uomo. Il tiro di Buralli con il caschetto Català. Ora Paghi, si allunga un po' la pallina, contropiede azzurro, Paghi, scusate, Buralli per Maldini, intercetta la difesa del Crosetto, poi Thiel. Manovra ancora il tedesco, indietro per l'argentino Rodriguez che prova la conclusione, Barozzi poi pulisce l'area, ancora Thiel, non si libera in prima battuta di Fede Pagnini, poi Maldini commette fallo e allora Català chiede di andarsi ad asciugare la maschera. Sergio Silva fatto rientrare Davide Panini al posto di Buralli e ripresenta anche Claudio Bracali che potrebbe rientrare in pista. Nel Grosseto Ale Franchi, poi un cenno di intesa tra Achilli e Stefano Paghi. Sistemato l'attrezzatura Adria Català, si può ripartire, Cardella, Franchi, scambio fra i due, Cardella ex CGC Sarzana Montecchio prima di arrivare a Grosseto, ora Montigel, Maldini,
Maldini sbaglia l'appoggio, allora Rodriguez, lì però c'è Fede Pagnini, poi Montigel, lo scarico per Davide Banini. Ancora Davide Banini, poi recupera uno splendido Stefano Paghi. E allora Grosseto in attacco negli ultimi 7 minuti, la botta di Mario Rodriguez, gambali di Fede Pagnini. Montigel, rientra in pista allora Claudio Braccali, proprio al posto di Maldini, la palla in aria, l'allontana Cardella. In qualche modo Mario Rodriguez, allora 2 contro 2, finite giù Claudio Braccali, il fallo l'ha commesso Franchi. Eh sì, è stato bravo a prendersi questo fallo Braccali, 2 contro 2, farsi puntare da uno come è Rodriguez, arriva il time out. Non è semplice, rivediamo l'azione qui, Braccali va indietro e la spinta di Franchi che vuole liberare l'area di tiro per Rodriguez. Adesso è un fattore anche la stanchezza, è un fattore il caldo, le due squadre stanno giocando a ritmi dopo che il Grosseto ha trovato il pareggio molto conservativi, stanno attenti a non sprecare nemmeno un'occasione dopo il gol del pareggio. Ripeto, la partita si è un po' più equilibrata, non bellissima, ma non ci aspettiamo certo niente di del genere da queste partite. Certo che il Follonica, fra le occasioni sprecate dal dischetto al Grosseto e al Follonica, ha molto da recriminare. Ora, per quanto riguarda la partita di Grosseto, alla fine la vittoria è arrivata. Certo che qua il possibile gol del 2-0 a fine primo tempo poteva spostare decisamente gli equilibri, invece gli equilibri li ha rimessi in pari il Grosseto con il meraviglioso gol di Saavedra. E adesso 6:48, un mini supplementare, poco più, per vedere se basteranno i 50 di gioco per decidere la vincente di gara 2. Finito allora il time out. Si può riprendere con la punizione in favore del Follonica. 5 falli per parte, almeno questo dice il tabellone. Ora Braccali, Grosseto che si schiera nuovamente a zona, Fede Pagnini, Davide Banini tenta di penetrare, il tiro, la parata di Català, poi Braccali cercare Fede Pagnini, ancora Davide Banini, Braccali nell'angolo, Grosseto è lì che chiude, poi sbaglia il possesso Montigel, parte De Oro, la parata di Barozzi, va Braccali ma non c'è velocità, e allora Montigel, Fede Pagnini, Montigel per Davide Banini, sul secondo palo c'è Braccali ma Davide Banini rimane in possesso. Ora sfera per Braccali, Fede Pagnini, Davide Banini, Montigel. Stiamo per arrivare agli ultimi 5 minuti della ripresa. La bomba di Montigel larga. E allora Franchi, Tonci De Oro, andiamo a cercare Saavedra, l'autore del gol del pareggio. Paghi, va al tiro, i gambali di Montigel. Franchi, Saavedra. Poi va la conclusione, Tonci De Oro, ma lì c'è Barozzi, poi recupera Franchi ultimamente su Fede Pagnini, inerzia allora per la formazione biancorossa,
De Oro invita il compagno a liberarsi, ma Montigel placca sostanzialmente Saavedra. Ora arriva Franchi, poi un fischio e c'è un altro doppio cartellino blu per Nando Montigel e Pablo Saavedra. Si sono un po' spintonati, ma l'arbitro Simone Brambilla, che insieme a Alessandro Eccelsi sta dirigendo il match, non ha sentito storie. Ma non lo so, una spinta. O è fallo di Saavedra o non è niente. Non lo so, io. Espulsi tutti e due. Insomma, non... il blu deve essere qualcosa di importante. Secondo me comunque... sta di poco, rivediamoli. Qui si spintonano un attimo, poi la spinta è di Saavedra. O è fallo di Saavedra o secondo me non c'è niente. Anche questa doppia espulsione si annulla. Nel follone è entrato Buralli. Nel Grosseto Stefano Paghi. Ingaggio è vinto da Davide Banini. 4 minuti quando è arrivata la doppia espulsione, quindi a 2 minuti potranno essere disponibili nuovamente Saavedra e Montigel, ma intanto Folloni attacca, Grosseto si difende sempre a zona, a quadrato. Ancora Buralli, Bracali, Buralli. Ora Davide Banini, pochi secondi per chiudere l'attacco. Non se ne sono accorti i giocatori azzurri. Va al tiro Buralli, la recupera in qualche modo il Follonica, ma certamente non l'aveva toccato il portiere. L'arbitro Brambilla ha visto bene. La rimessa in gioco sarà per il Follonica, lo rivediamo. Ci ha provato Bracali, ma la pallina a centro area mi è sembrata di Paghi che l'ha allontanata. Allora poco più di 3 minuti, questo finale caldissimo in gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Grosseto è lì attaccato alla serie. Mario Rodriguez, le onde, la bomba, ma lì c'è Barozzi, poi non si intende per un attimo con Fede Pagnini che va al recupero. Bracali, Rodriguez con il fisico, allontana Barozzi, la pallina si impenna, la recupera Rodriguez che in questo momento sta dominando in difesa. Franchi, Sergio Silva chiama un time out, va al tiro Franchi, Barozzi allontana, poi recupera Buralli, chiuso nell'angolo, riesce a servire Fede Pagnini, lo scarico verso Bracali, ma lotta con Thiel, poi la bomba di Franchi, ancora Barozzi che in questo finale sta chiudendo tutti i varchi. Può partire Davide Banini, arriva a chiudere Ale Franchi, la spedisce fuori dalla pista e a 100 secondi dalla seconda sirena arriva il time out chiamato da Sergio Silva. A Trissino intanto la partita è finita, il Trissino ha battuto il Sandrigo 5-2 e dunque approda alle semifinali. C'è già il Forte dei Marmi che aspetta poi la vincente di gara 3 tra Sarzana e Lodi che si gioca martedì, mentre Trissino aspetterà la vincente tra Follonica e Grosseto
in caso di terza gara mercoledì 1° maggio. Si riprenderà con la rimessa in gioco per la formazione maremmana, con Davide Banini e Montigel che ha scontato la panca puniti. Ancora Banini, passaggio per Montigel, la pallina però carambola. La rimessa in gioco è per il Follonica. Ancora Montigel, indietro per Buralli, Fede Pagnini. Un minuto, poco più, poi saranno tempi supplementari. Va Davide Banini. In area c'è Fede Pagnini, ma Banini rimane in possesso. Pochi secondi per chiudere l'attacco. Ancora Davide Banini in area, bloccato, prova il tiro. Pallina intercettata, la recupera Mario Rodriguez. Serve De Oro. Ora Thiel. Grosseto che può manovrare praticamente fino alla fine, ma va al tiro Saavedra, scusate, De Oro. Recupera allora Davide Banini, ora Buralli, poi secondi. Che serviranno gli extra time, caro Enrico, come è successo ieri sera. Va però Montigel, mette in mezzo, allontana Català, poi il tiro di Rodriguez e allora overtime, tempi supplementari al capannino, al gol di Davide Banini nel primo tempo ha risposto nella ripresa il pareggio di Pablo Saavedra. Ora qualche attimo di interruzione, Michele, poi ci saranno altri 10 minuti di sofferenza per tutti, soprattutto per la squadra in campo, perché il Follonica forse l'ha visto la spia della riserva accesa un pochino prima, anche perché non ci dimentichiamo che manca un elemento importante nelle rotazioni come Francesco Banini, e da un bel po' di tempo anche Marco Pagnini è accomodato in panca senza poter rientrare per quel fastidio probabilmente muscolare che è emerso quando è uscito, e abbiamo notato anche la smorfia. Nel finale è cominciato un po' di stanchezza anche del Grosseto, perché comunque l'intensità è stata elevatissima, la zona aiuta a consumare meno energie, però il caldo c'è per tutti, e devo dire che la squadra di Achille dopo il pareggio è andata molto di conserva, perché il suo l'ha fatto, ha recuperato lo svantaggio, rischiava di andare fuori, e quindi è disponibile tranquillamente a giocarsela agli extra time o anche ai rigori. Dall'altra parte il Follonica c'ha questo minimo vantaggio del blitz esterno di gara 1 e si potrà giocare l'eventuale bella ancora in casa mercoledì sera, però certo che entrambi avrebbero preferito chiuderla prima, però ci si gioca il passaggio di turno, quindi veramente possiamo vedere di tutto, e anche secondo me né in questi due tempi andremo a vedere molte azioni che termineranno. Intanto rivediamo il bellissimo gol con il tocco di Franchi e l'assist di Franchi, il tocco al volo di Saavedra. Vedremo molte azioni ai 45 e pochissimi rischi in difesa, perché prima di perdere per una distrazione o per un numero, una giocata degli avversari, tutte e due immagini preferiranno andare ai rigori. Intanto che vediamo l'ultima azione di Davide Banini, che è riuscito a trovare non so come in aria lo spirale per andare a battere, però di traffico ce n'era parecchio, e questa è la conclusione parata da parte di Barozzi di Rodriguez da fuori. Ancora qualche attimo per riposarsi, poi sarà tempo supplementare al capannino.
Inquadrato il presidente Stefano Osti del Grosseto, pescato dalla telecamera di Paolo Brigato, a soffrire insieme ai suoi ragazzi. Stanno per iniziare dunque i tempi supplementari. Questo return match dei quarti di finale tra Follonica e Grosseto. I portieri stanno riprendendo la via della propria area di rigore, mentre l'arbitro Simone Brambilla, qui inquadrato, sta parlottando con Nando Montigel. Adesso sembra tutto pronto, come è la regola ormai da qualche anno. La squadra in trasferta inizia battendo la ripresa della partita. Allora Saavedra per Paghi, che va subito al tiro, la palla deviata, ma esce, ma l'arbitro Eccelsi di Novara aveva fischiato l'infrazione di pallina alta, anche se Saavedra era riuscito a toccarla davanti alla porta. Vabbè, è uno schema sempre utile il tiro da fuori con la spizzata, quando le difese non si aprono, non c'è spazio per arrivare negli ultimi metri, perché no? Andremo a vedere l'intensità allora di questi tempi supplementari. Follonica manovra, cercare Davide Banini, Fede Pagnini. Grosseto sempre a zona. Muralli per Montigel. Ancora Fede Pagnini da sinistra. 10 secondi a chiudere l'attacco. Ancora Montigel. Mai pochi secondi. Muralli al tiro, in area ferma tutto Rodriguez, parte in contropiede, la difesa del Follonia però è rientrata. Ancora Rodriguez, Paghi, ancora Saavedra, Paghi, Tonci De Oro. Il Follonica però difende bene, poi Paghi non riporta la pallina entro 5 secondi in zona d'attacco. Allora possesso per gli azzurri. Muralli. Ora Federico Muralli, Davide Banini. Il Grosseto è lì che non si muove praticamente. Follonica fa girare la pallina ma non trova spiragli. Ancora Muralli che va al tiro, la palla deviata, filtra ma larga alla sinistra di Català. Allora siamo già dalle parti di Saavedra, inseguito da Muralli. Va al tiro Rodriguez, ma lì
c'è Barozzi. Ancora Fede Pagnini. Quasi in metà. Nel primo tempo supplementare è successo poco, se non questo tiro di Mario Rodriguez. Ancora Davide Panini in area, poi recupera Montigel, chiuso da Rodriguez e per un attimo De Oro. Muralli, ancora Davide Panini, adesso inseguito da Thiel. Panini in area, mette in mezzo, non ci arriva Fede Pagnini, però altri 45 secondi in zona d'attacco. Adesso Grosseto è tornato a marcare a uomo, cambia in continuazione la tattica difensiva Michele Achilli. Poi arriva un fallo, probabilmente Thiel su Federico Pagnini, probabilmente, perché meno di falli due per gli alla ospiti. Fine 7 falli per gli ospiti, 5 per il Follonica, 2 al termine, sì, 1.55. Sono stanchi, sono tutti stanchi, la faccia sì. Parla. Siamo stanchi noi. Allora Fede Pagnini e Montigel. Durante il riposo fra il secondo tempo e il primo supplementare ha provato anche qualche scatto Marco Pagnini, ma lo vediamo ancora in panchina che guarda i suoi compagni e la partita senza avere grosso interesse a entrare in pista. Probabilmente non sarà più della partita. Intanto azione personale da parte di Borali, che arriva fino in fondo, sfrutta molto bene il corridoio sulla destra, però non trova l'angolo giusto per battere Català, che comunque va battuto in ogni caso, e quindi adesso avanti il Grosseto. Franchi, Rodriguez, arriva un fischio, fallo ha commesso, sì, un fallo di Montigel su Saavedra, su Saavedra, sì. Punizione interessante, con la pallina c'è Franchi per Mario Rodriguez, ma i pattini di Fede Pagnini, che poi scatta, finisce giù Fede Pagnini, non c'è nulla. Allora Ale Franchi che tenta di mettere in mezzo, bloccato da Davide Panini. Ultimo minuto del primo tempo supplementare. Franchi, Thiel, va Max, poi si rifugia in Pablo Saavedra. In area il fallo, l'ha commesso Thiel, occhio, ottavo fallo di squadra. Ci prova Davide Panini, Mario Rodriguez allontana, allora Saavedra. Poi Muralli chiuso. Recupera Grosseto, Franchi, Franchi, il tiro, gol, gol di Ale Franchi Grosseto, la ribalta 2-1 nel primo tempo supplementare. Alessandro Franchi, 4:32. Buca Barozzi. Ci voleva una giocata personale, un'azione personale, un numero, perché le difese erano tutte molto ben chiuse. Qui Follonica si è aperto stranamente, qui ha perso palla sulla pressione, qui si è aperta la difesa del Follonica, poi un po' di fortuna anche da parte di Franchi, però l'ha voluta l'ha voluta trovare, l'ha mirata, ce l'ha messa. Adesso zona oltranza per quanto riguarda il Grosseto, e per il Follonica si fa davvero dura, perché la stanchezza aumenta e l'episodio che poteva cambiare la partita è arrivato di marca grossetana, e quindi 2-1 a 7 secondi dal termine del primo tempo, e vediamo come se la giocherà il Follonica nel secondo extra time. Pallina che è uscita dalla pista, la rimessa in gioco per il Follonica, mancano 7 secondi alla fine del primo tempo supplementare. Pallina per Muralli che va al tiro, la palla filtra ma la recupera Rodriguez, e allora finisce qui il
primo tempo vinto dal Grosseto, che è a 5 minuti da gara 3. Eh sì, un supplemento ancora di campionato per tutti e due, ci sono 5 minuti da giocare, l'inerzia dice Grosseto, la stanchezza anche, perché il Follonica credo che abbia subito anche in maniera psicologica questo gol, forse un po' inaspettato, ma sono gli unici modi in queste partite così bloccate per poter sbloccare la situazione. Chiaramente il Follonica dovrà adesso aumentare sicuramente il ritmo, perché ha giocato molto sotto ritmo, anche per considerare, rivediamo intanto il gol per capire se c'è stata una deviazione o meno. Ecco qua Franchi entra in area, no nessuna deviazione, è entrato in area tutto solo, ha mirato all'angolino e lì neanche uno come Barozzi ci può arrivare, perché se concede uno come Franchi di arrivare indisturbato a 2-3 metri dalla porta, poi se prendi gol non ti puoi lamentare. È stato molto bravo l'ex giocatore del Follonica, in odore tra l'altro di ritorno in maglia azzurra il prossimo anno. E adesso 4 minuti di riposo per poi tuffarsi negli ultimi 5 di questa gara 2, che per il momento dice Grosseto. Eh sì, è vero, il mercato impazza in queste settimane, ormai con l'avvicinarsi appunto del finale di stagione. Moltissime voci qui, alcune azioni del Follonica, ma nulla da fare. Cinque minuti di speranze per gli azzurri di rimontare, e cinque minuti per tenere il vantaggio da parte del Grosseto di Michele Achilli. Adesso toccherà al Follonica battere l'avvio. Sulla pallina c'è Oscar Bonarelli. Indietro a cercare Davide Banini. Ora Fede Pagnini nuovamente a zona il quintetto biancorosso. Montigel, ancora Davide Banini, scarico per Montigel che va al tiro, recupera il rimbalzo, ancora Montigel, era stato Saavedra a allontanare per un attimo la pallina. Montigel, Davide Banini, nuovamente la conclusione, colpito ancora Saavedra, che poi però porta avanti la sfera. Franchi, Thiel, cercare Rodriguez, recupera Bonarelli, tanto esce Fede Pagnini, rientra Buralli, un altro tiratore dalla distanza. Proprio Buralli cannoneggia subito, la palla passa, Bonarelli non arriva sulla ribattuta, ma sempre Follonica. Ancora Buralli, Davide Banini, Banini al tiro, palla allontanata, la difesa del Grosseto regge. Franchi a mani aperte sta dicendo ai compagni occhio occhio. Ancora Davide Banini, Montigel in area come un avvoltoio, Bonarelli, ancora Buralli, aumenta il tiro, Thiel allontana, recupera Davide Banini, entra in area Banini, va giù, non c'è fischio, poi arriva il fischio, non so cosa ha visto l'arbitro Simone Brambilla. Sta ancora parlando Saavedra, far vedere il danno subito, probabilmente rialzandosi Davide Banini ha tirato la stecca e si è agganciato con la schiena, sì, può di darsi, Saavedra. Sì.
certamente non era un colpo volontario, ecco. Anche no, se... sono in terra tutte e due, si rialza e quindi ripartire, probabilmente c'è il contatto fra la stecca e Saavedra, che però si è dovuto uscire. E chiaramente se gli arbitri non hanno fermato il gioco in occasione del fallo, chiaramente non possono andare a fiducia, e quindi se non hanno visto l'intervento, se non l'hanno considerato falloso, chiaramente non... Sì, è rientrato Paghi, adesso De Oro, c'è la ripresa del gioco, tenuto bene per i primi due minuti di questo secondo tempo supplementare, passaggio in avanti, Barozzi ferma tutto, poi alla fine ingaggio, pallina è rimasta lì, si ritorna dunque in zona d'attacco per il Grosseto. De Oro e Montigel, vince Montigel, metà del secondo tempo supplementare, Montigel recupera, Buralli, Davide Banini, ancora Banini, tiro, la palla deviata, non ci arriva Bonarelli, recupera Mario Rodriguez e poi il fallo commesso da Bonarelli. Si lamenta Bonarelli perché c'era forse un blocco da parte di Paghi sull'uscita dietro porta, e si becca un warning Bonarelli. Beh sì, certo, una protesta del genere porta per forza un warning. Michele, non so se sei d'accordo, introduciamo i cartellini gialli. Ma certo, 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 è un cartellino giallo fondamentalmente qui, appunto, quindi sì. Pallina in avanti, si aggancia Montigel, recupera Saavedra, anzi scusate, De Oro, palla schizza fuori dalla pista, c'è da asciugare però dentro l'area di rigore, due minuti esatti, 120 secondi, si va per le due ore di gioco. Il Grosseto è vicino a portare il Follonica a gara 3, una serie equilibratissima, non c'è nulla da dire. Ma direi che di serie poco equilibrate ce n'è stata solamente una, perché anche Forte dei Marmi, che comunque già in semifinale, voglio dire, ha sudato e non poco per riuscire ad arrivarci, e ce l'ha fatta solo grazie agli enormi campioni che ha nel roster, 10 giocatori uno sull'altro, io li prenderei ovunque a fare dal leader della propria squadra. Loro ancora per quest'anno ce n'hanno 10, ma il prossimo anno ne avranno 6-7, non credo che ci sarà una grossa smobilitazione come immaginavo già da un po' di tempo. Se ne va Bindi, ma rimane comunque un'importante sponsorizzazione sempre a lui legata. 1,52 per le speranze del Follonica di arrivare a rigore, e per il sogno del Grosseto, ormai sempre più concreto, di arrivare a una meritata gara 3. Bisogna aspettare il fischio di Alessandro Eccelsi. Paghi, Rodriguez, ancora Mario Rodriguez, gli soffia la pallina però Bonarelli che va al tiro largo di un soffio, buona occasione questa per il Follonica, 100 secondi, sfera per Franchi nell'angolo, Grosseto intravede lo striscione del traguardo, ma mai dire mai. Banini, Montigel, ancora Davide Banini, pensa al tiro, la palla respinta da De Oro, ancora Davide Banini, Banini al tiro, la palla è lì, la respinge Català, Bonarelli non ci arriva, si lotta ancora, poi la spedisce fuori Paghi. Folloni attacca davvero a testa bassa, ma regge il muro bianco-rosso. Tanto c'è un cambio, quinto uomo di movimento nel Follonica, esce Barozzi, entra Federico Bagnini.
un power play negli ultimi 60 secondi. Muralli, Davide Banini, parte Davide Banini, mette in mezzo, non ci arriva Bonarelli, ancora Davide Banini, ancora Muralli, sempre Follonica, a 30 secondi alla fine, va Davide Banini, indietro per Montigella, recupera Muralli, pochi secondi per chiudere l'attacco, Muralli per Davide Banini, il tiro, la palla si impenna, gol, ma palla altissima, altissima, questa è una schiacciata di palla a volo. Beh sì, non c'è neanche da andare a rivederla, l'istinto che ha portato bella azione perché Bonarelli, l'ha presa certo al volo, però da solo non ci puoi certamente andare. E allora a 18 secondi da gara 3 sale alto, che si giocherà però di sera, Grosseto. Quindi il fresco magari aiuterà un pochino di più rispetto al clima torrido che c'è stato oggi e che sicuramente non ha aiutato nessuna delle due squadre. Certo, il Grosseto ha avuto la meglio perché è riuscito a vincere questo incontro, il Follonica invece e ha pagato più che previsto qui questa difficoltà e quindi si va a gara 3. Il Grosseto espugna per la prima volta il capannino dal ritorno nella massima serie, 2-1, vince gara 2 dei quarti di finale. E allora si va a gara 3 tra Consorzio Maremmano Follonica e Edil Fox CP Grosseto. Una bella partita, stato davvero intenso anche il finale. Grosseto ha resistito, la tattica di Michela Hilli con la sua difesa a zona ha inguaiato l'attacco degli azzurri che l'hanno anche ribaltata, perché il vantaggio di Davide Banini, poi nel secondo tempo regolare il pareggio di Saavedra, eccolo qui, e poi nel primo tempo supplementare la rete, eccola, grazie a Leone da Romualdi, di Alessandro Franchi, pallina all'incrocio dei pali, Grosseto che batte 2-1 il Follonica, sarà contento magari il cassiere perché insomma ci sarà una sì, bella non lo, partita, non lo andare a dire ai giocatori di Follonica però quello sono sicuro di no. Dunque con questa allora dal capannino è davvero tutto, grazie al commento, all'aiuto di Michele Nannini, grazie alla regia di Leonardo Romualdi, grazie alle riprese di Paolo Brigato, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento a gara 3 di Follonica Grosseto.